17:24 Radio DJ domanda: è peggio San Valentino vissuto da single o San Valentino vissuto da innamorati ma che non puoi condividere il tempo con chi ami perché sei a servire ai tavoli di quelli che si amano e vanno a cena fuori? La seconda. Dipende. Ragazzi, c'è gente che vive male il fatto di essere fidanzati e di dover fare le cose di San Valentino. Infatti qua a Pinocchio stasera, siccome è martedì e c'è progetti d'amore, vedremo le più varie sfumature. Nello specifico, ragazzi, c'è una specie di spin-off di un tema affrontato qualche giorno fa. Ce ne parla Stella. Stella, ciao, buonasera. Ciao Pinocchi, buonasera. Ciao. Tra l'altro, lei non ha tanto tempo perché sta raggiungendo lui. È successo questo. Settimana scorsa abbiamo parlato di suocere o comunque di parenti invadenti nella relazione. Sì, sì. Ora, qui di base non stiamo parlando di una cosa grave, però lei è un po' infastidita. Sì, non capisce bene se arrabbiarsi o no. Sta che cosa è successo, Stella? Allora, è successo che io e il mio fidanzato non viviamo insieme e lui vive da solo. Stasera abbiamo deciso di vederci, io vado da lui, ma così facendo una cosa molto easy, no? Ci prendiamo due pizze da sport e io mi sarei dovuto occupare del dolce. Ok. La mia idea era passare in pasticceria e prendere qualcosina. Se non fosse che sua madre oggi è andata in pasticceria per prendere una torta per lei e suo marito e ne ha presa una anche per me e il mio fidanzato. Vabbè, dai. Ti frega. Ma lei sapeva sì, che tu avresti dovuto occuparti del dolce per la serata tua col tuo fidanzato? No. Però magari a San Valentino non prendi proprio una torta. Sono abbastanza d'accordo. No, cioè, io no, ma nel senso che è un po' quella cosa della torta è per lei e suo figlio. Non saprei, però al di là di arrabbiarti è inutile. Sì, vabbè, tanto quello non puoi più decidere se arrabbiarti o no. Sei già arrabbiata. Sì. Prendi un dolcetto piccolo a forma di cuore o capito con il significato di voi due, poi vi sbaffate la pizza, la torta gelato e anche il dolcetto. Il dolcetto spalmatelo addosso. Ma la pizza, dai. Prendi una crema calda. Guardate lei se ci ascolta. Mi chiedi quale preferisce. Guardate Vale. Vi farò sapere come è andata. Allora, alla fine è un suggerimento anche un po' estremo. Dicevo, però se lei ci stesse ascoltando, si deve aspettare stasera. Capito? No, però Stella, a parte gli scherzi, secondo me queste sono cose che possono succedere. Secondo me farsi rovinare la giornata non ha senso. Sì, e non rivalerti sul tuo fidanzato che non c'entra niente. Perché però un pochino lui avrebbe potuto dire qualcosa. Ma cosa fa? Voglio il dolce. No, cioè, dai. Ma invece, il dolce, magari, visto che lui abita da solo, se lo tiene nel frigo e se lo mangia domani e dici: stasera mangiamo quello che ho portato io, se non ti spiace. E tra l'altro te lo butti addosso. Capito? Ho pensato anche questa cosa, però mi sembrava di prenderla troppo sul personale, invece volevo provare a farla superiore. Hai chiamato perché l'hai presa sul personale, quindi è inutile. Come al solito ti vendi per qualcosa che non sei. Come fanno tutti i nostri ascoltatori, peraltro. Superiore. La superiore. Stai attenta a non buttarti addosso la pizza. Okay. Il dolce, se mi sembra giusto. Ottimo consiglio, grazie. Ma vivila con serenità, la torta quella lì la mangia dopo o eventualmente più tardi. Va bene. Combatti per il tuo dolce, questo sì. Sarà fatto sempre. Okay. Grazie. Però rendilo appetibile in questo senso, non solo buttandotelo addosso, ma anche spiegando che è una cosa che ci tieni. Va bene? Va bene, grazie ragazzi. Un bacione. Ciao.